il direttissimo che c'era più tempi, che andava da Milano a Roma, si fermava nelle stazioni, passava dalla Porretana, eccetera, quando fermo un vecchio signore, un giovane signore della bella borghesia, si chiamava Renzo Slavitz, aveva organizzato una gara fra che se fosse arrivato prima da Parma a Milano, lui con la sua Fiat 504 e il treno, e questo sbuffava e sbuffava, alla fine vince Renzo Slavitz. Allora è dedicato a lui, questo si chiama appunto Slavitz e il treno, però come in tutte i blues che ci vuole, proprio l'essenza, l'archetipo anche qua è John Harry, John Harry che combatté contro il treno, e allora io ve lo suono. Grazie a tutti e a tutti. Grazie.